perché Italia Cuba si è interessata ad Eusebio Valle. È stata una casualità, nel senso che cercavo gli italiani famosi a Cuba e sono venuti fuori tantissimi personaggi. Noi pensiamo, cioè l'interazione tra l'Italia e Cuba è stata su molteplici campi, soprattutto da un punto di vista architettonico e artistico. Artistico dal punto di vista sia cinematografico che rispetto alle arti plastiche e via dicendo, e architettonico da un punto di vista proprio della costruzione di interi quartieri fatti da un architetto piemontese di Torino. Però nella mia ricerca appunto di personaggi famosi ho incontrato Eusebio Valle e questo personaggio, dove c'è una lapide a Cuba nel cimitero di Colón, che è il cimitero monumentale della Habana, che è il più grande cimitero monumentale di tutta l'America Latina, e praticamente in questo cimitero monumentale c'è un riconoscimento a Eusebio Valle, perché l'iscrizione dice: morto per il suo troppo amore per l'umanità, cioè nel senso la ricerca del vaccino, che lui cercava un vaccino contro la febbre gialla. Praticamente questa ricerca di questo vaccino l'ha portato alla morte. E quindi c'è, cioè, il fatto che a Cuba, e io non lo conoscevo, ora sinceramente io sono nato a Pisa, sono una parte della mia vita l'ho fatta l'ottava scorsa a Livorno, però diciamo qui nei dintorni non conoscevo Eusebio Valle. Ora, sarà un'ignoranza mia, una mancanza mia, però ecco, diciamo, se noi andiamo a giro non è che ci sia questa conoscenza di questa persona, che grazie però poi a un nostro iscritto Ettore praticamente mi ha illuminato da un punto di vista del personaggio, no? Cioè non solo Eusebio Valle è un personaggio che ha dato, no, per cioè diciamo ha dato la vita per l'umanità, no? Ma oltretutto è un personaggio che da un punto di vista storico è importantissimo anche per altre vicende che poi vi racconterà. Però l'altra cosa che volevo mettere in luce è che Eusebio Valle si può dire che è un precursore dei vaccini. Cioè lui, perché è morto di febbre gialla? È morto di febbre gialla appunto perché cercava il vaccino, e proprio cercava da un punto di vista metodologico, cioè proprio la pratica del vaccino, cioè iniettandosi una piccola parte, no, della malattia per trovare il vaccino. Quindi è un precursore, cioè possiamo dire che Eusebio Valle è il precursore a livello mondiale, perché prima di Pasteur cioè, ha inventato la metodologia, no, dei vaccini, e quindi è un personaggio da questo punto di vista qui molto importante. Poi gli altri aspetti più diciamo legati a altri, perché poi diciamo era un personaggio a tutto tondo, no? E ora i nostri relatori ci addentreranno nel più dentro il personaggio. Grazie a tutti. Per chi non mi conosce, sono Ettore Mariotti, sono laureato in cinema, musica e teatro e ho fatto una tesi sul vampiro di Polidori, e quindi
praticamente è un racconto gotico che è nato nelle stesse circostanze in cui è nato il Frankenstein di Mary Shelley. E quindi mi sono, durante i miei studi ho scoperto ci sono una serie di personaggi toscani, in particolar modo pisani, dell'epoca che sono, a tanti sono sconosciuti, però insomma hanno fatto delle cose importanti e che bisognerebbe ricordare. Anch'io del Valli non sapevo nulla fino a qualche anno fa, se non che appunto studiando altri suoi contemporanei mi sono imbattuto in queste figure, e poi Roberto mi ci ha fatto insomma appassionare e un pochino approfondire. Quindi stasera quello che faremo è una breve illustrazione, un'analisi del contesto storico-culturale in cui operava il Valli. Allora, cominciamo insomma con le immagini. Allora, di Eusebio Valli purtroppo non sono riuscito a trovare nessun ritratto, però ecco, qui abbiamo la casa natale dove è nato a Cascianalta. C'è una targa che lo ricorda, però non si legge bene perché è andato via l'inchiostro, e quindi abbiamo chiesto anche a gente del posto se sanno cosa c'è scritto, ma purtroppo non lo sanno nemmeno loro. E ora appunto Roberto insomma vi ha fatto un attimino un riassunto della vita di Valli, non starei insomma a ripetere le stesse cose. Comunque si laurea in medicina nel 1783 all'Università di Pisa, e poi nel 1792 pubblica un trattato sugli esperimenti di Galvani, di cui parleremo più approfonditamente dopo, e insomma quindi è quello che ha portato la conoscenza di questi esperimenti in tutta Europa, in particolar modo in Inghilterra, perché questo trattato l'ha pubblicato in lingua inglese, di 300 pagine, quindi era il trattato più scientifico e accurato sugli esperimenti di Galvani. E insomma, e ho scoperto che tanti personaggi dell'epoca, prima che fosse pubblicato Frankenstein di Mary Shelley, insomma sapevano di questi esperimenti, fantasticavano sulla possibilità di ricreare la vita, appunto proprio leggendo il trattato del Valli. E ora stasera insomma abbiamo la fortuna di avere una storica dell'arte che ho conosciuto a Cascianalta, proprio perché è originaria di lì. Insomma, ci puoi dire due paroline veloci insomma su Cascianalta. Ecco, io qui c'ho l'oratorio. Ok, velocissimi. Allora, Cascianalta è un piccolo borgo, come tanti altri borghi della zona è di origine etrusca, e quindi praticamente sul territorio esiste da sempre. La zona è isolata rispetto al resto della pianura e ha delle particolarità, tra cui questa chiesa che risale al 1400, è su impianto ampliato di una cappella precedente, dove c'è all'interno una Madonna risalente proprio al 1400. E la leggenda vuole che fosse stata rinvenuta all'interno delle grotte di San Frediano, che è sulla strada che si vede alla sinistra dell'immagine. Fu portata lì e lì venne fatto un primo oratorio, ampliato poi nel 600 e portato a termine nell'800. Particolare perché è unico nel suo genere. Non era stuccato, non era intonacato, ma era a mattoni a faccia vista, come erano i primi edifici protocristiani, quelli risalenti appunto all'area ravennate. È importante perché è l'unico che è rimasto come culto nella zona, come percorso di culto sacro,
per quanto riguarda appunto le, i percorsi, come si andava ad Assisi, come si andava a Roma, come si andava a, nelle varie località, questo era un posto come, come questi. All'interno addirittura c'era un altare dedicato a San Francesco, alle stimmate di San Francesco, rimosso per dare maggior spazio invece a quello della Madonna. È una zona particolare perché da una parte si va a San Frediano, da una parte si va sulla parte sempre a sinistra si va a Casciana Terme, sull'altro lato si va a Lari, mentre sopra si trova appunto il borgo di Cascianata dove viveva Valli. È una zona molto particolare e molto probabilmente, a mio avviso, se Eusebio Valli e altre personalità del posto sono tutte notevoli da un punto di vista scientifico e medico, tra cui personalità attualmente viventi, e tra cui un matematico che vive a New York e altri medici che vivono nella zona, a mio avviso è perché questa località particolare dava adito a certi menti di svilupparsi, non so, sono quei posti dove l'aria è buona e il cervello viene fiero. Anche Leonardo da Vinci viveva in una zona simile e quindi molto probabilmente sono quei posti, come poi si vedrà dopo anche Montefoscoli, caratterizzati da queste capacità di poter sviluppare delle menti molto particolari. Ringraziamo Katia Profeti per l'intervento breve ma efficace. E questa è la chiesa principale del che è la chiesa sulla piazza principale del paese. E probabilmente il Valli è stato battezzato qui anziché al Oratorio, che è più vicino alla casa. Anche perché sul retro c'è il cimitero e i racconti parlano appunto dei fuochi fatui che erano ben visibili da tutta la popolazione, quindi a maggior ragione qui c'era una certa curiosità che in certi posti veniva stimolata. Bene, proseguiamo. Queste sono alcune foto che abbiamo realizzato io e Roberto 2 settimane fa, ecco Roberto davanti alla casa del Valli. Bene, allora, dunque, io vi faccio un attimino un breve riassunto sui personaggi pisani o anche insomma italiani dell'epoca che sono stati importanti, poi insomma mi farò aiutare dai bravi relatori Vincenzo Patanè e Sofia D'Analisio che ci parleranno più nello specifico di alcuni personaggi. Allora, innanzitutto all'epoca il Valli è nato nel 1755, dunque all'epoca gli esperimenti sulla vita o comunque sulla possibilità di ricreare una vita erano portati avanti in tutta Italia da vari medici. Uno importante era Spallanzani di Pavia, gesuita, biologo e accademico. È considerato il padre scientifico della fecondazione artificiale e ha confutato la teoria della generazione spontanea con un esperimento che verrà ripreso in seguito da Pasteur. Ed è stato anche protagonista, insomma, uno dei personaggi di un racconto di Hoffman chiamato The Sandman, tradotto in italiano come il mago della sabbia o il mago sabbiolino. Abbiamo capito, insomma, in Toscana, comunque all'epoca era attivo anche Filippo Mazzei, nato a Poggio a Caiano. E laureato in medicina a Firenze, poi fare il commerciante e inizierà un'attività nel Mediterraneo e poi a Londra, dove conosce i rivoluzionari americani, quindi poi avrà un'esperienza nella guerra d'indipendenza americana, diventando molto amico di Thomas Jefferson. E alcuni principi che sono la dichiarazione di indipendenza, dove dice che tutti gli uomini sono creati uguali,
e Jefferson li ha parafrasati dal Mazzei, anche se il Mazzei è stato un pochino più preciso, ha scritto: tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi e indipendenti, mentre Jefferson ha aggiunto il discorso del creatore, perché era un massone, quindi insomma che credeva comunque in una divinità. E anche il diritto alla vita, alla libertà e anche quella famosa, insomma, famoso binomio, la ricerca della felicità. E in seguito poi parteciperà alla rivoluzione francese, diventerà segretario del re Stanislao II di Polonia, però negli ultimi anni della sua vita ha deciso di abitare a Pisa, proprio a Pisa, perché era una fucina di rivoluzionari, intellettuali e anche massoni, perché all'epoca la massoneria era imperante anche nella cultura, comunque nella filosofia, nel pensiero rivoluzionario, insomma veniva tutto da lì. E poi proseguiamo con Francesco Vaccavellichieri, di cui ci parlerà meglio Sofia tra poco. E poi ho inserito Carlo Maria Bonaparte, che era il padre di Napoleone, seppur corso, comunque lui ha cercato di farsi riconoscere una parentela alla lontana con alcuni nobili di San Miniato, appunto, di Bonaparte. Infatti poi dopo il cognome, abitando in Francia, è diventato Bonaparte. E anche Napoleone poi in seguito cercherà di farsi riconoscere questa ascendenza nobile. E proseguiamo con questo non è al suo posto, scusate, lo vado avanti. Giorgio Santi, che è stato direttore dell'Orto Botanico di Pisa, è molto amico sia del Mazzei che della famiglia Vaccavellichieri, quelli di Montefoscoli, di cui vi parlerà Sofia. E questi sono i disegni di Mascagni, che non è Pietro, ma l'antenato, il suo antenato, che si chiamava Giovanni Paolo Mascagni. Ecco, gli esperimenti di anatomia all'epoca non erano ben visti, e quindi c'era la necessità di creare dei disegni o delle riproduzioni, dei modellini che fossero a disposizione degli studenti di medicina. E quindi su queste tavole anatomiche e anche pezzi ha studiato il figlio di Francesco, cioè Andrea Vaccavellichieri. Avanti poi c'è Filippo Bonarroti, che è stato un giacobino, collaboratore di Robespierre, e in seguito, ora anche lui era legato alla massoneria, però in seguito fonderà una società segreta chiamata dei Sublimi Perfetti, cioè che voleva superare la massoneria ed era per l'abolizione della proprietà privata, al punto che infatti anche Marx lo ha studiato, e seppur appunto oggi insomma ne sappiamo poco, insomma si può dire che insomma è uno dei padri del comunismo. Vi leggo una frase che ho trovato di Mazzini, e che lui da giovane ha militato con Mazzini nella massoneria a Parigi per fare appunto per portare il risorgimento in Italia. Diceva Mazzini: era un uomo profondo ma assai gretto, conformava la sua vita alle sue credenze, ma era intollerante e mi tacciava di traditore se per caso affiliavo un banchiere o un ricco borghese. Era inoltre comunista. E oggi ovviamente
c'è un, insomma, chi abita a Pisa lo sa, c'è un liceo scientifico intitolato a lui. Anch'io tanti anni sto a Pisa, so che c'è il liceo scientifico di Filippo Morellotti, ma non sapevo che era Morellotti. Poi abbiamo Gaetano Polidori di Vientina, laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Pisa, è stato il segretario di Vittorio Alfieri. Ora qui ho trovato una commedia scritta in seguito nei primi anni del XX secolo, però non sono riuscito a trovare il testo. Questo è Vittorio Alfieri. Insieme a Vittorio Alfieri e Gaetano Polidori sono andati insieme a Parigi durante la rivoluzione, nello stesso momento in cui c'è Mazzei e i Vaccabellinghieri. Cosa c'è da dire? Che praticamente poi lui andrà a Londra, sposerà una governante inglese, trova lavoro come traduttore e insegnante di italiano, e insomma da lui nascerà John Polidori, di cui parleremo meglio in seguito. Giorgio Carmignani di Cascina, famoso giurista, e tutt'oggi all'università c'è un polo didattico intitolato a lui. E appunto è inutile che mi ripeta, tutte queste persone erano amici, in un modo o nell'altro. E questa è la tomba di Carmignani al Camposanto Monumentale di Pisa. E c'è anche un busto. Vabbè, Napoleone, di cui vi ho già parlato, però ecco, ovviamente è inutile che faccia il riassunto della vita di Napoleone. Però, scusa, sì, sì. Il riassunto della vita non dice. Sì, sì, sì. Scusate, sono arrivata in ritardo, per fare solo un piccolo accenno su Napoleone, in eletta a questa cosa, voglio dire. Sì, 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 infatti. Volevo solo questo. Sì, 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 no, infatti ho certi personaggi legati alla città di Pisa. Sì. So che quando siete arrivati ho detto che il padre di Napoleone ha cercato di farsi riconoscere una parentela con alcuni nobili pisani di San Miniato. Ho capito. E anche Napoleone in seguito. Quando c'era una cosa infatti in seguito anche lui, quando è venuto in Italia, è andato a conoscere questi parenti. Si racconta che a San Miniato c'era uno zio alla lontana, molto anziano, e quando Napoleone è arrivato voleva conoscerlo, ha mandato un messaggero sulla rocca dove abitava lo zio, credo che sia la fortezza di San Miniato, ora non ci sono ancora andato di persona a fare ricerche, però ho letto questa cosa, che praticamente il messaggero va dallo zio e gli dice: l'imperatore è giù che l'aspetta, e lo zio risponde: sì, però lui è imperatore, però io sono lo zio e sono anche anziano e malato, quindi che venga su lui. E quindi Napoleone scese dal cavallo e andò a trovarlo. Poi c'è anche da dire che a Pisa abbiamo la scuola normale superiore, e ovviamente c'è da domandarsi perché Napoleone ha voluto fondare la scuola normale proprio a Pisa. E ci sono varie ragioni, un po' per la lingua, perché si parla insomma un toscano un pochino più pulito rispetto al fiorentino moderno, e poi perché c'è l'università, perché siamo vicini al mare, perché comunque era un centro di arte e di cultura molto importante, c'era appunto la Sapienza, che è la facoltà di giurisprudenza. Però secondo me è anche per questa ragione qui, perché comunque lui aveva delle radici pisane e voleva fare di Pisa una piccola Parigi, e in effetti valutando i personaggi di cui parliamo stasera, insomma, sono tanti che hanno partecipato alla Rivoluzione francese e cercavano di portare avanti ideali. Ma poi la Corsica, la Pisana.
Sì, sì, poi c'è anche quel discorso. Sì, infatti sono andati a finire lì, e buona parte sono andati a finire lì perché avevano un'antica ascendenza pisana, certo. Questo credo che sia Andrea. Andrea Vaccabellini, colazzo alla giornata questo ritratto. Così giovane. Sì, sì. Questo invece è un ritratto. Questa è la tomba del Camposanto Monumentale fatta da Torvalze. E come ha detto insomma Vincenzo prima, insomma, un personaggio che si fa fare la tomba da uno scultore come Torvalze deve essere un personaggio importante. Assieme a Canovero il massimo. Sì. E questo è il tempio di Minerva a Monte Foscoli, di cui ci parlerà meglio Sofia, e io gli lascerei la parola. Insomma, vi ringrazio. Allora, il Tempio di Monte Foscoli, partiamo di qui perché è un edificio che suscita un sacco di curiosità. A vederlo così è imponente, molto visibile, mentre in realtà a Monte Foscoli è nascosto in un bosco di lecci. E di qui hanno cominciato a nascere le prime curiosità. Il Tempio, come dice la targa sulla porta, che non si vede, comunque è dedicato a Francesco Vacca Berlinghieri, che era il padre di Andrea. Era un personaggio molto famoso, medico anche lui, di idee molto aperte, che ha introdotto un sacco di innovazioni sia nel campo medico sia nella coltivazione delle terre e nell'educazione dei figli. E quindi uno si chiede come mai, per commemorare un personaggio famoso, viene costruito un edificio nascosto in un bosco. Addirittura quando io sono venuta a vivere qui 16 anni fa, le persone di Palaia, perché Montefoscoli è una frazione di Palaia, Palaia è un paesino abbastanza piccino, a 5 km da Montefoscoli, e i palaiesi non sapevano cosa fosse il Tempio di Montefoscoli, quindi era stato nascosto bene, insomma. E quindi di lì si sono scatenate le fantasie delle persone, per cui i massoni ritengono che fosse un tempio massonico, gli studiosi, gli scienziati dell'università ritengono che fosse un teatro anatomico per fare lezione di anatomia con la dissezione dei cadaveri. Tutte queste attività non erano proprio proibite, ma erano mal viste dalle autorità all'epoca. E quindi questo spiegherebbe il perché il tempio è stato costruito in modo da rimanere nascosto. Poi la moglie di Andrea teneva un salotto letterario a Pisa, e quindi sicuramente anche lei ha fatto conferenze, ricevimenti, eccetera, nel tempio. Quindi già questa è una cosa molto particolare, perché ha potuto in questa realtà nascere un edificio come quello. Abbiamo accennato a Francesco Vacca Berlinghieri. Francesco Vacca Berlinghieri era un medico nato a Ponsacco ed era molto famoso, come dicevo prima, per le sue idee innovative. Queste idee si traducevano nell'educazione dei figli, si sono tradotte nel mandarli a studiare a Parigi. Il più grande Leopoldo e il secondo Andrea. Leopoldo studiava fisica, Andrea studiava medicina. Sono stati mandati a Parigi e si sono trovati lì nel periodo della Rivoluzione francese. Ovviamente si sono appassionati agli ideali rivoluzionari. Andrea ha partecipato alla presa della Bastiglia. Leopoldo, finiti gli studi, è entrato nell'esercito napoleonico. Si sono, diciamo così, fatti abbagliare da Napoleone, perché già a quell'epoca lui cominciava a parlare dell'unità d'Italia, quindi con questa idea di riunire l'Italia sotto un unico sovrano, loro hanno seguito Napoleone, insomma, poi sono stati delusi. Infatti è interessante leggere le lettere che si scambiavano con la famiglia,
che hanno permesso a una nipote di Andrea di ricostruire le biografie dei vari personaggi, perché in una di queste lettere quindi la povera Sophie si è trovata a 17 anni da sola in una famiglia praticamente di sconosciuti, anche se c'erano stati scambi di lettere molto dolcinate come usava a quell'epoca, però era pur sempre una bimba di 17 anni in una famiglia di sconosciuti, e quindi era stata i primi tempi molto sconsolata, finché il cognato Andrea l'ha sposata. Questo matrimonio è stato anche questo molto produttivo, perché hanno avuto tre figli. Il primo è diventato medico anche lui e ha partecipato alle guerre di indipendenza del Risorgimento italiano. Il secondo e il terzo figlio non hanno fatto granché di memorabile, e Sophie Calderon ha continuato a dimostrare la sua personalità molto spiccata, diventando la conduttrice di un salotto letterario a Pisa, molto famoso, frequentato da Byron, Shelley, Leopardi e Foscolo, che insomma era molto seguito da personaggi di Pisa. Sì, quindi, Sophie, come? Sophie, il cognome di Sophie? Calderon. Praticamente i Vaccaro e Lincheri erano proprietari del Palazzo Lanfranchi. Sì, a Pisa nell'inverno. Sì. Allora, come quasi tutti i professionisti dell'epoca, erano anche proprietari terrieri, quindi nell'estate vivevano a Montefoscoli per seguire i lavori della campagna, nell'inverno vivevano in città e loro vivevano a Palazzo Lanfranchi. Esatto, che oggi è il Museo della Grafica. Cosa c'entra tutto questo sul Valli? Per chi fosse arrivato in tardi, vi ripeto che parliamo un attimino di vari personaggi dell'epoca che insomma sono stati fondamentali anche nella formazione del Valli. Infatti Francesco Vaccaro Berlinghieri è stato professore di Eusebio Valli, e poi appunto io ho trovato insomma un testo che ha pubblicato il Valli quando si è laureato, probabilmente la sua tesi di laurea, dissertazione del dottore Eusebio Valli, nella quale si esaminano le teorie della acrimonia e l'epidemia in genere. E poi insieme a, appunto, a Francesco e probabilmente anche a Andrea, perché era più giovane, si sono dilettati negli esperimenti di Galvani. Ora Galvani, ora io non sono esperto di medicina, di fisica, biologia, pure ho fatto lo scientifico, poi mi sono buttato sul settore umanistico, però da quel poco che sono andato a spulciare in questi giorni per una conferenza, ho capito che in realtà c'è molti nella cultura popolare, grazie anche al cinema, quindi appunto a Frankenstein, di cui ora stasera proveremo anche a smontare qualche mito. In realtà Galvani non usava l'elettricità sulle rane, cioè praticamente che l'elettricità portasse corrente ai corpi di animali morti l'avevano già scoperto prima ed altri. E anche Benjamin Franklin nelle colonie americane faceva i famosi esperimenti con l'aquilone, con i fulmini. Quello che ha fatto Galvani praticamente è stato applicare alcuni metalli particolarmente conduttori di energia, non chiedetemi quali, che rianimavano, insomma, facevano muovere gli arti di una rana senza l'ausilio di una corrente elettrica. Infatti Galvani e Valli si erano convinti che i corpi di esseri viventi, quindi anche i nostri corpi, fossero generatori di energia elettrica, cioè l'hanno chiamata elettricità animale o bioelettricità, cioè che fossimo generatori oltre che conduttori. Valli non ha mai conosciuto Galvani? Penso di sì, è stato suo seguito, non lo so, cioè quello che ha fatto Valli è continuare a fare gli esperimenti di Galvani, e lui ha detto che non lo facevano dormire la notte, e poi ha girato in tutta Europa con, anche con altri studenti di Francesco Vaccaro Berlinghieri e probabilmente anche di Galvani, a fare dimostrazioni
di questi esperimenti nelle accademie ma anche in pubblico. E appunto Mary Shelley racconta che da piccola ha visto una di queste dimostrazioni. E quando nel 1793 a Londra pubblica un trattato di 300 pagine su galvani, cioè sugli esperimenti di elettricità animale con la loro applicazione alla fisiologia e qualche osservazione patologica e medica. E praticamente il testo del Valli era il testo scientifico più completo e accurato su galvani dell'epoca. Quindi ancora non sono riuscito a capire se l'abbia incontrato di persona, però sicuramente si saranno scambiati delle lettere, sicuramente. E poi in seguito viaggerà in Medio Oriente, in Egitto, in Turchia, a studiare in particolar modo la peste e la rabbia dei cani. E ha trovato un vaccino contro la rabbia, appunto facendo gli esperimenti di anatomia sulle rane, quindi sul discorso appunto del galvanismo, però ha scoperto anche che i succhi gastrici delle rane erano particolarmente immunizzanti, soprattutto se mischiati con la bava dei cani. E quindi è riuscito insomma a sperimentare un vaccino contro la rabbia ancora prima di Louis Pasteur. E poi nel 1805 pubblica un saggio sulla peste di Costantinopoli del 1803, praticamente era pubblicato un estratto insomma dal suo diario personale, giornale del dottore Eusebio Valli, cittadino fiorentino, perché insomma è il Granducato di Toscana, quindi veniva considerato il fiorentino anche chi non era di Firenze. E poi in seguito andrà in Spagna e poi a Cuba per studiare la febbre gialla. E lui aveva un sistema molto particolare e anche coraggioso per sperimentare i vaccini, e era quello di iniettarsi la malattia e poi di sperimentare il vaccino. Però sulla febbre gialla non so ancora se avesse già trovato un possibile rimedio. Comunque da quello che ho capito lui si è iniettato la febbre gialla per studiarne meglio gli effetti, e c'è rimasto. Quindi muore nel 1816, all'età di, è nato nel 1755, 61 anni. Vabbè, comunque per l'epoca era abbastanza. E praticamente poco prima di morire io ho trovato delle lettere che Eusebio Valli mandava a Thomas Jefferson, futuro presidente degli Stati Uniti. E siccome Thomas Jefferson era molto amico di Mazzei, perché i due si sono frequentati, e poi si sono frequentati quando Mazzei era in America, e poi negli ultimi anni di vita del Mazzei da Pisa ha continuato a scambiarsi lettere con Jefferson. E la mia ipotesi è che appunto Jefferson sia entrato in contatto col Valli tramite il Mazzei. Non è sicuro, ma quasi. E poi i cubani, come diceva prima Roberto, sulla lapide ci hanno scritto "morto per amore dell'umanità", e poi ho trovato anche un elogio del dottore Eusebio Valli, medico ordinario dell'ospedale militare di Digione, individuo dell'Accademia Virgiliana di Mantova, della Società di Medicina di Venezia e del Collegio Medico di Edimburgo. Cioè, questo tipo lì comunque ha girato ed è stato insomma in... Ciao Katia, salutiamo Katia Bruzzetti. Io
Non l'ho invitata semplicemente perché non la conoscevo quando era organizzata la conferenza. Ci conosciamo da poco, ma comunque ci siamo visti da qualche parte, quindi ringraziamo la vado per, via veramente a male la... perché volevo sentire anche l'intervento del professor. Allora, prima di dare la parola a Vincenzo, vi leggo un attimino una frase che ho trovato in un romanzo del francese Xavier de Maistre, aiutatemi nella pronuncia. Xavier de Maistre. Che era, te lo conosci? Puoi dimettere chi era. Era uno scrittore, un filosofo. Sì, è stato anche militare. Militare. Sì. E ha scritto praticamente Viaggio intorno alla mia stanza, che era una parodia della narrativa di Viaggio che andavamo. Permetti. Sì. Lui era un ufficiale napoleonico, esatto, e stava in Piemonte. Nato in Savoia. Sfidò in duello, o fu sfidato in duello, adesso non mi ricordo, da un altro soldato. A quell'epoca il duello era proibito e non morì nel duello, non morì neanche l'altro, però fu imprigionato, al giorno d'oggi si direbbe in regime coatto, cioè è stato costretto a rimanere a casa per alcuni mesi. All'inizio gli sembrava di impazzire, di non poter uscire da casa. Poi alla fine ci si è abituato e ha scritto un libro delizioso, molto molto bello, che è il libro di cui parlava Ettore, perché è arrivato alla conclusione che si può rimanere anche chiusi in un ambiente circoscritto ed essere comunque liberi, perché il nostro pensiero è libero, il nostro pensiero può fare il giro del mondo tantissime altre volte, nel tempo e nello spazio. Quindi è un libro che è nato come sfogo, cioè lui era costretto a stare a casa e ha detto fammi scrivere qualcosa. E ne è uscito fuori un libello delizioso, delizioso. Io l'ho letto, edizione Burr, se si trova ancora facilmente ve lo consiglio, non è neanche particolarmente molto, molto bello. Viaggio intorno al mondo, mi pare, come si chiama? Intorno alla mia stanza, sì. Il fratello però è molto più importante. Fratello che è molto più personale. Comunque, io ho tirato fuori lui perché appunto questo romanzo parla del Valli, tu non te ne eri No, quando l'ho letto non sapevo neanche. Allora, stavo sedendo davanti al fuoco dopo cena, quando i vapori della digestione salendo al mio cervello hanno ostruito i passaggi da cui le idee passano per dare senso alla comunicazione, e appena i miei sensi non erano più trasmessi al cervello, gli ultimi a suo turno non potevano mandare il fluido elettrico che li anima, il fluido di cui il geniale dottor Valli, con cui il geniale dottor Valli resuscita le rane morte. Quindi prima del insomma questo l'ha scritto ora non mi ricordo l'anno di pubblicazione, comunque fine anni 90 del 700, quindi siamo molto prima di Frankenstein di Mary Shelley. 97-98. Sì. E quindi appunto il geniale, insomma il liquido elettrico che anima, insomma, che anima il corpo, il liquido di cui parla il geniale dottor Valli, con il quale resuscita le rane morte. Ecco, questo era già geniale. Sì. Già riconosciuto. Sì, probabilmente all'epoca era più famoso lui di Galvani. Perché appunto. Sicuramente più famoso di quanto lo sia oggi. Esatto, perché praticamente se io oggi faccio un esperimento. Però poi è lui che pubblica un libro su di me, o insomma lo porta la conoscenza di questi esperimenti all'estero, risulta che in vita sia più famoso di lui. Poi dopo ovviamente è riconosciuta l'importanza di questi esperimenti, appunto oggi sappiamo appunto, insomma, è riconosciuto più Galvani che Valli, giustamente. Il Valli appunto è stato più
diciamo più importante per il discorso insomma, dell'invenzione quasi alter litteram dei vaccini moderni. Allora, quindi niente, arriviamo all'ultima parte del, insomma, del nostro dibattito. Se avete domande, ovviamente quasi per voi. Io ho invitato Vincenzo, perché siamo amici da qualche anno, e lui è il massimo esperto italiano su Lord Byron, perché ha pubblicato una biografia. Aspettate, ve la vi farò vedere. Si chiama L'estate di un ghiro. Il mito di Lord Byron attraverso la vita di Angelo. Sì, questa è la prima edizione. Poi anche I frutti acerbi, Lord Byron, gli amori in sesso, e questa è la nuova edizione dell'estate di un ghiro. Insomma, lui... Scusa, quella di prima la puoi rimetto. I frutti acerbi, Lord Byron, gli amori in sesso. Sì, questo è un saggio più specifico, sì, che, un po' più sulla sfera affettiva ed erotica di Byron, che è molto interessante. Insomma, quindi era insomma da qualche anno che cercavamo di incontrarci in un evento pubblico, e quindi abbiamo avuto l'occasione, e lui ci parlerà un attimino di come appunto nasce Frankenstein e il vampiro, quale occasione, perché appunto c'era anche Byron, e poi vabbè, il loro rapporto con l'Italia, in particolar modo con la Toscana. Prego. In piedi o seduto? Come preferisci. Mi metto qua, dai. Se no c'è davanti Ettore. Sì. Dunque, quest'anno si sta parlando moltissimo del Frankenstein di Mary Shelley, perché sono 200 anni dalla pubblicazione, 1818-2018. Poi Mary Shelley ne fece un'altra edizione alcuni anni dopo, nel 1831, però sono 200 anni. Se ne sta parlando moltissimo, giustamente, perché si tratta di un libro straordinario, un punto capitale fermo che ha anticipato moltissime altre cose. Ora, quando è stato pensato questo libro? È una storia famosa, molti di voi la conosceranno. Siamo il 15 o 16 giugno del 1816. Siamo a Villa Diodati a Ginevra, in Svizzera. Ci sono 5 persone: Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, non erano ancora sposati, dopo si sposeranno, Lord Byron, la sua amante Claire Clermont, sorellastra di Mary, e il dottor Polidori, il figlio del segretario di Alfieri. Il dottor Polidori era il medico personale di Byron. Bene, che è successo? Hanno avuto, forse proprio Byron l'ha avuto, un'idea, una scommessa su chi avrebbe scritto una storia, una ghost story, quindi una storia di fantasmi, una storia che comunque doveva parlare del soprannaturale. Chi avrebbe vinto? Chi lo sa? Questa è Villa Diodati. Come è andata? È andata che Byron ha scritto semplicemente un frammento di un'opera che noi abbiamo e che non ha nome. In genere si chiama fragment, frammento, oppure si chiama col nome del protagonista, Augustus Darrell. Mary Shelley ha scritto il Frankenstein e John William Polidori ha scritto il vampiro. Cioè sono i due, la letteratura, il cinema, il teatro dell'orrore.
perché si tratta di Frankenstein e di Dracula. Il vampiro di Polidori è importante. Poi nel 1893 l'irlandese Bram Stoker scriverà Dracula e Dracula è diventato il nome ufficiale. Si tratta dei due cardini di tutta quella letteratura. Ora, come è nata questa scommessa? Io provo a sintetizzarvi il tutto, anche per essere abbastanza breve, se no non ne usciamo fuori. Secondo me, quella scommessa è nata come un cocktail irripetibile. Come sono nati i cocktail? I più celebri cocktail, il Martini, il Negroni. Per caso. Questo è un cocktail che, a mio parere, aveva almeno 5 ingredienti importanti. Non sono solo 5, ma sono i 5 più importanti. Quali sono questi 5 ingredienti che hanno dato vita poi a questa scommessa? Una l'abbiamo già visto. Il fatto che da circa un secolo esisteva un filone ridotto, però portato avanti da menti eccezionali, sull'idea di far resuscitare gli esseri umani. Chi è stato il primo? Il nonno di Darwin, Erasmus Darwin, il nonno di Charles. Lui è stato il primo. Poi io direi Galvani, non me ne vuol dire, perché Galvani è una persona immensa, straordinaria. E poi una serie di altre persone di cui abbiamo parlato adesso, Spallanzani, Valli, questa gente straordinaria. Quindi era un secolo, almeno quasi un secolo, che alcune persone dicevano: guardate che le persone morte possono rinascere. Era quasi un secolo e quindi era un discorso molto, molto forte, molto forte. Dopotutto la vita eterna è una delle cose che ha sempre interessato l'uomo. Tra parentesi, penso che sarebbe noiosissima una vita eterna, quello è il mio pensiero personale. Allora, questo è il primo ingrediente. Queste persone si riuniscono nella villa e si mettono a parlare di questi esperimenti, del galvanismo, degli esperimenti di Erasmus Darwin e così via. Il secondo ingrediente: il romanzo gotico. Era nato non da molto, era nato da una ventina d'anni. Si chiamava gotico, e tuttora si chiama gotico, dal chi è che ha dato questo nome? Un importante scrittore inglese, Horace Walpole. Prima del vampiro e di Frankenstein erano usciti dei libri molto importanti, come Il Monaco di Lewis, oppure Christabel di Coleridge. E loro ebbero a Villa Diodati fra le mani una collezione di racconti tedeschi tradotti in francese, Fantasmagoriana. Ha detto che ne voleva, lo voleva dire lui. No. Hanno avuto questi racconti di fantasmi e hanno iniziato a stare male. In particolare si racconta che Shelley una volta, lui, Percy, è svenuto perché nel sentire questi racconti ha avuto un'immagine di una donna nuda con degli occhi al posto dei capezzoli ed è svenuto per questa sensazione troppo forte. Quindi siamo a due. Terzo punto, il sublime. Il sublime non è un'invenzione dell'epoca, pensate che è un'invenzione romana. Uno scrittore che non sappiamo chi sia, si chiama Pseudo Longino, noi così lo chiamiamo, del secondo o terzo secolo d.C., ha inventato il sublime. Che cos'è il sublime? Il sublime è ciò che innalza, ciò che rapisce, ciò che esalta, cioè è ciò che è infinitamente più grande dell'uomo e quindi non può non attrarlo in maniera eccezionale, anche se questa cosa lo fa sentire lillipuziano, lo fa sentire minimo.
Quindi di che cosa sto parlando? Per esempio, pensiamo al sublime in natura. Un'eruzione, un terremoto, una enorme cascata non può non attrarci perché si tratta di un fenomeno naturale eccezionale, ma ovviamente più che mai fa sentire la nostra piccolezza, il fatto che siamo dei bruscoli piccolissimi in un universo dilatato, dislagato a dismisura. Erano gli anni del sublime. Uno scrittore irlandese, Burke, aveva scritto un libro sul sublime e il sublime girava. Chi è l'emblema del sublime? Prometeo, il mito greco, non a caso il sottotitolo del Frankenstein è il Prometeo moderno. Chi è il Prometeo? È l'uomo che cerca, mitologia greca, che cerca di spezzare le catene della finitezza umana per cercare di avere qualche cosa che non gli è consentito. Ovviamente pagherà, però se non altro ci ha tentato, perché Prometeo ha tentato di rubare, anzi ci è riuscito per dire la verità, il fuoco agli dèi, ma poi l'ha pagato amaramente, perché è stato per l'eternità incatenato a una roccia con degli avvoltoi che gli mangiavano il fegato, e il problema è che il fegato ricresceva, quindi era un qualcosa. Quindi queste sono tre cose. Quindi i discorsi relativi a Erasmus, Darwin, Galvani e probabilmente anche Vargas, il romanzo gotico e poi questo discorso del sublime. Arriviamo agli ultimi due. Che cos'è il 1816? L'anno senza estate. È una cosa famosissima. L'anno precedente, quindi nel 1815, c'era stata un'eruzione di un vulcano in Indonesia, il Tambora. Morte 250.000 persone, ma ovviamente saranno state molto molto di più. Pensiamo in Indonesia all'inizio dell'Ottocento, che tipo di censimento esisteva. Sono morte almeno 250.000 persone. Una enorme coltre scura di nubi, l'anno successivo si è depositato sopra l'Europa. Ragion per cui d'estate la media della temperatura era di 0 gradi. Chi è che ha goduto in una maniera eccezionale? Turner, il pittore. Perché ovviamente con quel brandello di sole che filtrava attraverso le nubi creavano dei giochi di colore fantasmagorici, bellissimi. Quindi Turner si è fregato le mani. E gli altri invece no. Gli altri cosa facevano? Rimanevano a Villa Deodati. Perché pur essendo luglio faceva tanto di quel freddo che non si poteva non rimanere davanti al camino acceso. E quindi è una cosa importante, rovesciando la frase, se non ci fosse stato questo episodio incredibile, probabilmente Byron e Shelley e gli altri due sarebbero andati a farsi delle passeggiate sul lago di Ginevra e così via. E invece sono stati costretti a rimanere tutto il giorno a casa, con pochissima luminosità, perché il sole fondamentalmente non c'era, un sole grigiastro, faceva un freddo enorme e per passare il tempo si sono messi a raccontare delle storie. E siamo a quattro. Chi è il quinto? Byron. Byron aveva scritto un'opera, Il Giaurro, un'opera che ha avuto un successo eccezionale. Pensate che se ne sono venduti in un solo giorno 10.000 copie, che era una cifra incredibile all'epoca. È il primo dei suoi racconti turchi, o racconti orientali, come li si vuole chiamare. Nel Giaurro si parla dei vampiri. Praticamente il protagonista, quando sta per morire, dice al suo avversario: io muoio, ma sappi che anche da morto non farò altro se non rincorrere te e la tua famiglia sotto forma di vampiro. E non ci sarà niente da fare. Quindi Polidori, quando scrive Il Vampiro, si rifà evidentemente a Byron. Ecco quindi il cocktail.
ecco da che cosa è nata quella scommessa celeberrima. Certo, ripeto, non sono solamente gli unici cinque ingredienti, però sono i più importanti. Quindi gli studi di Darwin, di Galvani e così via, il romanzo gotico, il sublime, l'anno senza estate, The Year Without Summer, e poi la presenza di Byron. Diciamo che ogni cosa ha un suo motivo. Certo, però unite tutte assieme hanno avuto un effetto esplosivo. Ora ripeto, Byron ha scritto semplicemente un frammento. Noi abbiamo questo frammento, che cosa racconta? Questo frammento racconta di un giovane londinese che incontra una sera in un salotto un signore molto distinto, non si sa niente di questa persona. Fatto sta che il giovane sta per partire per il Grand Tour, avete presente? Sarebbe andato in Italia, in Grecia, nel Mediterraneo per un po' di anni, per un paio d'anni, e questo signore si offre di accompagnarlo. Lo accompagna e questo signore, Augustus Darrell, muore. Però prima di morire chiede al giovane una serie di cose particolarmente curiose, cioè di buttare un anello in un fiume nel nono giorno del mese e poi di andare vicino al tempio di Cerere, eccetera eccetera, e di lì a poco il racconto si interrompe. In altre parole, questa persona è un vampiro. Probabilmente Byron non credeva più di tanto a questo suo racconto, era distratto da altre cose, fatto sta che non l'ha portato a termine, mentre l'ha portato a termine Polidori, il vampiro. Quando Polidori ha pubblicato il vampiro, tanta gente ha pensato che fosse di Byron, anche perché erano state messe le iniziali di Byron, non si sa neanche bene il perché, però il merito è stato in realtà di Polidori. Ora, se voi vedete per esempio i film su Byron, 9 film su 10 sono su quella notte. Alcuni sono importanti, per esempio Gothic di Ken Russell. Adesso è uscito nelle sale a luglio Mary Shelley, che è un film dignitoso, tutto sommato. Ovviamente La notte di Villa Diodati ha un suo peso specifico, perché è una cosa che ha catturato l'immaginario e tra l'altro ha permesso di partorire questi due personaggi archetipici straordinari, Frankenstein e Dracula. Se voi pensate in tutte le accezioni possibili e immaginabili, questi due personaggi che cosa hanno dato alla cultura successiva, è una cosa veramente straordinaria. Tra l'altro tutte e due, però io ho un occhio di riguardo più per Frankenstein, per dire la verità, sono leggibili attraverso moltissime chiavi di lettura, tante chiavi di lettura. Da chiavi di lettura sto parlando di Frankenstein, per esempio, economiche, cioè di chi aveva paura che l'industria avrebbe soppiantato quella che era la vecchia civiltà della tradizione, e al mito del diverso, perché Frankenstein, che si chiama la creatura, questa è una cosa, ripetiamo, c'è un equivoco di base. Lo spettacolo l'abbiamo intitolato. Frankenstein non è il virgolette mostro, è lo scienziato che si chiama Victor Frankenstein. Lui si chiama, se così si può dire, la creatura. Poi nell'immaginario popolare si sono saltati dei passaggi, ragion per cui si pensa che Frankenstein sia tra virgolette il mostro, ma non è così. Suo figlio comunque. Sì, è suo. Ora lui non nasce come personaggio cattivo, nasce come un personaggio neutro, né cattivo né buono, e poi come interagisce con il resto della società viene emarginato, trattato male, brutalizzato, e allora diventa cattivo. Mi fermerei qua. Sì, grazie.